Ciao a tutti ragazzi, eccoci ritornati qui in questo nuovo video particolare. Dunque oggi inizia la settimana in cui ci saranno da lunedì fino a domenica video sul canale. È la prima volta che lo faccio sul canale, penso sia anche l'ultima che la faccio, ma se vi piace, se vedo che va bene, ne potrei fare anche altre. Dunque oggi vi parlerò di una storia che, come avrete già letto dal titolo, una storia che non dimenticherò, ormai sta facendo parte della mia vita e quindi sono lieto di raccontarvela perché è abbastanza particolare come cosa. Sostanzialmente era una giornata di fine agosto, ancora quest'estate qui, e io stavo per andare ad un concerto, insomma, con degli amici. La giornata non è iniziata granché bene. Uno, oltre al fatto che non volevo prendere il biglietto siccome costava ben quasi 50 euro, e sinceramente per vedere degli artisti che altri li conosco e molti altri non li conosco non mi faceva tanto effetto. Ma siccome io sono uno che ascolta, insomma, genere elettronico, non parlo di techno ma musica appunto elettronica, ho visto dei nomi che appunto mi hanno spinto a prendere il biglietto. Quindi io ho preso il biglietto sostanzialmente per andare a vedere questi due artisti che vi parlerò più tardi. Come detto, la giornata non è partita granché bene perché il concerto iniziava, insomma, alle 3, noi eravamo partiti all'incirca verso le 4, 4 e mezza, 4 e un quarto, insomma, via per di lì. E siccome il concerto si situava a Treviso, ma non è che lo facevano in Treviso campagne, lo facevano in Treviso città. Dunque non c'era parcheggio da nessuna parte, avevamo provato a parcheggiare a tipo 15 minuti dal concerto, ma poi siccome non potevamo attraversare i binari della ferrovia dovevamo farci lo stradone lungo, che sarebbero all'incirca 40 minuti, 45 minuti di camminata soltanto per arrivare al concerto. Questo era un problema minore perché poi siamo andati, insomma, anche chiedendo un po' di informazioni, a cercare un parcheggio a pagamento, che poi fortunatamente abbiamo preso l'ultimo parcheggio a pagamento che era rimasto e quindi siamo potuti entrare. Ovviamente mi sono portato la GoPro, tutte le cose per fare magari un filmato e poi portarlo sul canale, però all'entrata mi hanno bloccato perché avevo la GoPro e per loro era considerato un oggetto che potevo ammazzare qualcuno o ferire qualcuno. Dunque mi sono rifatto il chilometro e mezzo da dove avevo parcheggiato a piedi, quindi 3 chilometri mi sono fatto e io ho perso già mezz'ora del concerto, di cui avevo pagato 50 euro il biglietto, per una GoPro che era pericolosa, un oggetto pericoloso. Posso anche capire, dato che aveva la custodia, però non mi sembra un oggetto così tanto pericoloso, o almeno visto me, che non sono un vandalo, e potevi anche lasciarmi passare, dato che ce n'erano anche all'interno di persone che la avevano. Quando sono entrato abbiamo accompagnato, diciamo, le ragazze al bagno e nel mentre che le aspettavamo ci si è avvicinato un ragazzo, non so se fosse stato già un po' brillo ma non penso perché mi sembrava anche tranquillo, che mi si avvicina e mi fa se gli potevo girare una sigaretta. Siccome io non fumo o non ho mai fumato in vita mia, avevo il mio amico in fianco che fumava, insomma, gliel'ha girata lui. Nessun problema fino a quando il tizio cominciò a dirci che lui non aveva mai fumato e ripetercelo per all'incirca una quindicina di volte nel giro di, penso, il tempo di girare una sigaretta. Insomma, ci faceva: vecchio, girami una sigaretta, guarda, io non ho mai fumato, però volevo provare perché, cavolo, qua, ovviamente sto usando altri termini, qua sono strafelice che sono ad un concerto anche se sono da solo, ma va bene, cioè, perché io non so girare le sigarette perché non ho mai fumato, cioè questa qua è la prima, eh. Insomma, era super emozionato per fumarsi la sua prima sigaretta, non so dove avesse preso il tabacco, la cartina, il filtro, però va bene, dettagli, questa è proprio quello che ci è successo a me e a questo mio amico. Col passare, insomma, dei minuti si avvicinava sempre al
concerto, anzi all'artista che io preferivo di più. Si trattava di quello di Angemi, che è un artista italiano che ormai è da un po' di tempo che fa parte, insomma, tra i miei artisti preferiti, sì, però ha fatto parte anche del Tomorrowland. Per chi non lo conoscesse, il Tomorrowland è il più grande festival di musica elettronica, e lui ha fatto parte appunto nel palco, quello più grande, dove ci sono all'incirca 50.000 persone che ascoltano. Fatto sta che arriva il momento clou di questo video. Inizia il concerto di Angemi. Io sono totalmente in estasi. Non so se voi avete mai visto il vostro artista, uno dei vostri artisti preferiti, che canta, e non che canta ma suona. Io lo avevo davanti 20 metri da me, non di più. Fortunatamente non eravamo in tanti, perché era il closing, quindi erano all'incirca 2:30 di mattina. Lui suona, e nel mentre suonava mi si avvicina una tedesca e inizia a strusciarsi su di me. Io ovviamente totalmente fuori di testa per quello che stavo vedendo i miei occhi, si parla dell'artista ma non della tedesca, le ignoro come se non ci fosse un domani, come se non esistesse. Lei, penso offesa, se ne prende e se ne va via come nulla fosse, e io, senza pensarci due volte, insomma, a me interessava solo in quel momento ascoltare l'artista. Wherever love goes, there is also misery. Dunque adesso inizia il pezzo veramente clou, quello che dice il titolo del video. Finisce il concerto, insomma, finisce il set, e Angemi, ovviamente da buon uomo che è, si mette a fare delle fotografie, insomma, con tutti, ma proprio con tutti nel vero senso della parola. Qual è stata la particolarità? Io sono riuscito a fare sia la foto, e poi una cosa incredibile, e dico incredibile perché mi si avvicina lui con il pennarello a dirmi, perché mi aveva visto abbastanza fuori di testa per lui, con un pennarello e una carta chiedendomi se volessi un autografo. Allora io mi ritrovo l'unico di quel concerto che ho un foglio in mano, un pennarello datomi da lui, e insomma lui mi rivolge la parola, ripeto, e mi chiede se volessi un suo autografo. Però nel mentre c'era un suo amico, non lo so, un amico che si fa i viaggi in vari tour, e sono finito anche nella storia di Angemi mentre lui mi stava facendo questo suo autografo. È una cosa abbastanza parecchio bella, soprattutto molto molto affettuosa. E appunto ero l'unico della serata a essere stato catturato da questa videocamera del telefono, ovviamente, mentre faceva appunto il suo autografo. Quindi, ok, ho fatto la foto come tutti, però tutti non hanno, anzi nessuno oltre a me, hanno ricevuto la storia di Instagram, che potrebbe essere una cagata, ma soprattutto l'autografo. Adesso vi mando tutte le cose, insomma, così potrete anche vedere come ero in estasi nella storia di Instagram, via con i filmati, le foto, eccetera eccetera. Pazzesco, incredibile. Aspettateci. No, aspettateci la Dunque, come avete visto, ero abbastanza in estasi per questa cosa che è successa. Però tutti quelli che erano presenti al concerto non hanno ricevuto questo autografo, che adesso ve lo farò vedere. Insomma, c'è scritto per Alessio, da Angemi, Nini Angemi, con il suo autografo. Non hanno ricevuto questo, e io posso essere particolarmente felice, anzi ero, lo ripeto, in estasi per quello che era appena successo. Ero la fine del mondo, diciamo che da una giornata di merda che era iniziata è finita tra una dei momenti più belli della mia vita, che insomma
mi ha fatto quasi commuovere dalla felicità, io che solitamente non piango praticamente a nulla, anzi non piango a nulla perché sono molto freddo, insomma. Questo è quello che mi è capitato, dunque volevo condividerlo con voi, perché non perché dovevo fare la settimana piena di video, ma perché insomma ci tenevo, come io ci tengo a voi, con il vostro supporto, insomma. Ci tengo veramente tanto a voi. Dunque, raccontatemi un po' sotto nei commenti se anche a voi vi è successa una cosa simile. Comunque, ben venga se vi capiterà. E quindi, niente, spero che vi sia piaciuto. Un commento qua sotto è sempre ben accetto. Vi consiglio di passare ovviamente su canale Telegram, gruppo Telegram e pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati. Qui ragazzi un salutone da Alessio, buona continuazione di giornata, noi ci vediamo domani incredibilmente con un nuovo video. Bella!